Ciao amici di Ironfolks, siamo al Foskfest 2016 e sono in compagnia degli Atavicooks, che hanno appena finito la propria esibizione sul main stage. Allora, intanto la prima domanda che vi chiedo è: avete presentato due brani nuovi, inediti, diciamo, che andranno a far parte dell'album nuovo su cui state lavorando. Volete dirci un attimo qualcosa di più di questo lavoro e di come proseguono le registrazioni? O la scomposizione? Parla tu che sei mastermind. Per il prossimo album, quello che possiamo dire principalmente è che si tratterà di un concept e tratterà una storia molto particolare che vuole rappresentare un po' quello che è il carattere, la storia e la tradizione d'Abruzzo, quelli che sono i nostri popoli, il nostro culto. E ci sarà un evolversi di eventi che porterà il nostro soggetto a realizzare, comprendere e fare suo come eredità quella che è davvero la grandezza della storia e degli avi che hanno creato la nostra terra e la nostra gente, resistendo comunque a ogni tipo di asperità, di battaglie, di conflitti, restando sempre veri e forti. E anche da qui si può arrivare a quello che oggi è anche un po' il nostro motto in Abruzzo, che è forte e gentile. Quindi la forza, la determinazione e pure la nobiltà d'animo di qualcuno che resta sempre vero e coerente a se stesso e alla propria storia. Questo, diciamo, è il concept, la linea generale di quello che sarà il nostro disco. Musicalmente parlando, invece, si tratterà di una vera e propria evoluzione di quello che è stato Ad Maiora. Quindi verranno presentate delle sonorità molto più estreme, nel senso che laddove c'era della sana violenza sarà ancora più violento, laddove c'era del pathos sarà ancora più elaborato, ancora più sentito. Diciamo che ogni aspetto sarà reso più estremo. Laddove era cafone sarà ancora più cafone. Potete giurarci. Perfetto, se posso aggiungere un appunto personale, si sentiva dai pezzi che avete presentato questa tendenza al dove era più cattivo sarà ancora più cattivo. Va bene, fa piacere. Ottimo. Allora, però, quest'album su cui state lavorando, siete già dietro da qualche mese, giusto? Da un po', sì. E avete appena avuto dei cambi di formazione. Sì. Ok. Volete dirci qualcosa su questi nuovi cambi e su come stanno influendo, come andranno a influire su quello che è il lavoro dell'album, magari rispetto a com'era partita inizialmente l'idea? Sì. Allora, c'è da dire che fondamentalmente, essendo i ragazzi che sono con noi subentrati praticamente quando avevamo già finito la stesura dei pezzi, anche la registrazione delle bozze e tutto, e anche il fatto che comunque il disco di Atavicus l'abbiamo registrato io e lui fondamentalmente, quindi tutte le chitarre, il basso, la batteria è programmata e non ci vergogniamo di dirlo, come tanta gente che lo nasconde dietro a un buonissimo per il momento loro sono dei ragazzi che ci aiutano sul palco a portare quello che è stato già composto fondamentalmente, a suonare quello che è già stato precedentemente composto. E quindi non, per quanto riguarda il lavoro di questo disco ormai è fatta, quindi per il prossimo, la stesura del prossimo disco ovviamente lavoreremo anche con gli umani, non solo con le macchine, però per quanto riguarda specificatamente questo lavoro è praticamente finito, è ultimato, manca ancora qualcosa, ma fondamentalmente i take sono già stati fatti, quindi adesso loro eseguiranno quello che è stato registrato, ma c'è da dire che ognuno ci sta mettendo del proprio, che sia un abbellimento sulle parti di basso, che lui è un vero bassista, io invece no, o comunque degli abbellimenti sugli arrangiamenti di batteria, insomma loro ci stanno
questo anche per i live che state già facendo. Certo, no? Certamente. Loro hanno fatto letteralmente propri i pezzi che hanno ascoltato, i nostri pezzi, e siamo oggi soprattutto siamo contenti di dire che non è stato assolutamente tempo sprecato in sala prove. Loro sono stati eccezionali tutti e tre, siamo soddisfattissimi della resa, che dove i pezzi erano belli ora sono davvero accattivanti e rendono incisivi, quindi niente, questo. Ok, allora rimanendo al vostro lavoro in studio come Atavicus, nel 2015 è uscito un singolo, o meglio una cover, che sto parlando di L'Aquila e il Falco dei Pooh. Come mai la scelta di questo, di reinterpretare questo brano di una band che comunque ha fatto la storia della musica italiana, ma che magari non è proprio quello che ci si aspetta di sentire da parte di una band metal? E come si è lavorato appunto sul riarrangiare il tutto con il linguaggio più Atavicus? L'idea di coverizzare questo pezzo in realtà era molto, molto lontana nel tempo, cioè risale a molto tempo fa, e semplicemente abbiamo creduto che era di base già un pezzo che aveva in sé una struttura molto accattivante, molto particolare, e a gusto personale, sia mio che suo, abbiamo subito pensato che avrebbe potuto essere un gran bel pezzo da rifare e che avrebbe potuto dire ancora di più in chiave atavica. E quindi è stato un po', volendo, anche una scommessa. Abbiamo detto, ok, la pensiamo in questo modo, proviamoci, visto che comunque è di un gruppo storico, se non il gruppo storico italiano, voleva essere anche un omaggio a questa storia, e alla fine il risultato penso ci abbia dato ragione, o meglio, per quanto riguarda il nostro gusto personale, ha dato i suoi frutti, siamo stati molto contenti e devo dire che anche la risposta è stata quella che speravamo di avere. Ok, adesso una domanda sulla vostra esperienza di Fosk, diciamo, perché voi siete già stati qua a suonare una sola volta, giusta? Due? In edizioni passate, come Draugr, quelli che erano all'epoca i Draugr prima dell'incidente. Volete dirci come vi sembra cambiato il festival vedendolo nel corso degli anni? E com'è tornare qua con un nuovo progetto, riportare un nuovo progetto qua? Tra l'altro ci siamo trovati anche l'anno scorso, dove uno dei miei colleghi vi ha intervistato trovandovi tra il pubblico, anche se non eravate qua come band partecipe. Infatti ci scusiamo ancora di quell'intervista, ma stavamo leggermente fuori forma, diciamo così. Va bene, non sta. Ci ha preso la sprovvista. Va bene, chi parla? Ma allora, io che ho fatto, lui ha fatto quello del 2012 e io ho fatto anche quello del 2010 con i Draugr. Allora, il 2010 è stata sempre un'esperienza molto bella per il semplice motivo che anche se sei un gruppo underground, vieni trattato con rispetto. E questa è la prima cosa che non trovi da tutte le parti, non è sempre scontato. Invece qui, nonostante ti danno la possibilità di suonare su un palco grande, importante, con bei nomi, eccetera, da sempre, fin quando è un festival molto più ristretto, molto più diciamo user friendly, anche quando era, mi ricordo che all'epoca era addirittura gratuito, siamo sempre stati trattati benissimo dall'organizzazione, con rispetto dai tecnici, c'è un'organizzazione sul palco eccellente, quest'anno l'ho sempre visto con i Draugr riconfermo questa cosa con Atavicus per la terza volta qui. Niente, che dire, con i Draugr era una cosa e con gli Atavicus ne è un'altra a livello musicale e di contorno, però fondamentalmente
quello che veniamo qui a proporre è la stessa cosa, ovvero la nostra musica, il fatto che la nostra musica in un modo o nell'altro riscuota sempre un certo, insomma, mi piaccia sempre, riscuota successo tra il pubblico, ci sia una schiera di affezionati, non può far altro che piacere. Qui è molto bello perché qui magari insomma, si agglomerano un po' di più e quindi insomma è anche molto più caloroso. Però il FOSC, la linea guida del FOSC è sempre stata il rispetto per la gente che viene a suonare, quindi questo è da dire, anche se cioè, magari non riescono a darti, ti devo dire, troppo, ma il minimo indispensabile per farti stare bene ci sta sempre, quindi questo per noi già va bene, nel senso non possiamo essere più contenti. Da notare che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni come organizzazione. E questo fa, insomma, la dice lunga, vuol dire che funziona. Ottimo. Allora, questa è una domanda, forse non so se si attiene propriamente alla band. Comunque prima, aggirandomi tra le bancarelle del merchandise, passando davanti alla vostra, ho notato anche delle bottiglie di vino. Il vino degli Atavicus. Scusa, parlando di... Vabbè, ci sta. Beh, il discorso è questo. Essendo Montepulciano è assolutamente attinente agli Atavicus. Assolutamente. Devo dire di no. Volevamo un qualcosa, un gadget che fosse rappresentativo davvero di quello che è, diciamo, lo spirito ad Avicus, non tanto perché siamo una massa di ubriaconi, ovvero, diciamo le cose come sono. Ma quanto perché ci piace far conoscere anche le cose buone della nostra terra, ovvero il vino del Montepulciano, che è caratteristico della regione dell'Abruzzo, e la fauna cantina è vicino a casa mia, e noi abbiamo fatto l'artwork l'ha fatto Svafnir dei Draugr, che ringraziamo sempre per la collaborazione, e niente, è una cosa simpatica e qualche volta diventa anche un omaggio, non so, per una band, per i gestori dei locali, e l'abbiamo vista così, come una cosa simpatica. Poi, da provare è qualcosa di decisamente buono e utile da avere. Esattamente, metti che ti viene sete, stai a sentire un concerto, stappi una bottiglia di vino calda. Perfetto. Beh, quella bottiglia che vedo lì invece non c'entra nulla con... Questa c'entra ancora di più, ragazzi. In realtà questo qui è un liquore, anzi è il liquore d'Abruzzo. È un estratto di radice di genziana. E molto semplicemente è il liquore per eccellenza proveniente appunto dall'Abruzzo e dalla nostra terra. Se vuoi rappresentare un sapore in una bevanda racchiudendo tutta quella che è l'essenza d'Abruzzo, non puoi che pensare alla genziana. E noi da buoni abruzzesi la portiamo sempre con noi anche sul palco. È un po' il sesto elemento degli Atavicus, diciamo. E quindi ci teniamo ad averla sempre con noi. Va bene alla gola, fa anche bene alla gola. Porta bene, insomma, un po' di tutto. Perfetto. Prima di chiudere, una domanda di chiusura per te. Allora, i nuovi capitoli della saga di God of War, come ti trovi nel ruolo di protagonista? Era meglio stare in Grecia o qua nelle terre nordiche ad ammazzare i troll ti trovi più a tuo agio? Devo dire che il clima mediterraneo mi è più confacente. Perché soffro un po', dopo un po' ammazzare i troll al freddo e mi viene il reumatismo. Funziona, ma cogli l'argomento a fagiolo, perché lui ha origini greche, veramente. Sì, io sono, per metà sono greco davvero, quindi quando uscita questa roba di Kratos è stato un flagello veramente. Da parte di padre, Zeus? No, da parte di madre. Ah. Era mia madre, era nel senso... Sì, abbiamo... Era. Perfetto. FOSCFest 2016 con gli Atavicus è tutto. Ciao. Alla salute.